Napoleone, per celare i movimenti delle truppe affinché si potessero muovere senza pericolo e senza essere scoperti dai nemici, fece realizzare, in aggiunta all'impianto veneziano, le lunette napoleoniche, dal quale appunto prendono nome. Esse vennero poste in asse con i baluardi e costituirono la terza cerchia difensiva. Vennero inoltre realizzate per adeguare la difesa alla gittata dei cannoni, che era raddoppiata in epoca napoleonica. Sono 9 terrapieni di forma triangolare, allineati ai baluardi e circondati da un fossato a secco. Presentano un edificio centrale chiamato caponiera e 2 fortini laterali, le case matte, ovvero elementi mimetizzati da strati erbosi, visibili solo dall'esterno delle fortificazioni. Le lunette servivano da avamposti difensivi dove posizionare batterie di fucilieri e cannoni. Il corpo presenta 2 livelli, un tempo collegati da scale di corda, che potevano essere rimosse in caso di ingresso del nemico al pian terreno. Il piano rialzato così veniva isolato ed era l'unico dal quale era possibile fuggire verso l'interno della piazza forte. Casa matta realizzata con volta a mattoncini e possenti pareti in pietra a prova di bomba. Nel periodo napoleonico, infatti, il progredire della tecnologia militare portò alla realizzazione di postazioni più protette e meno visibili al nemico. Oltre alle lunette, vennero realizzate anche le polveriere come deposito per le munizioni e per le polveri da sparo. Le nuove polveriere sostituirono i precedenti edifici veneziani a pianta circolare con tetto a cupola, ormai obsoleti e poco funzionali. I francesi, per la nuova realizzazione, utilizzarono la pietra squadrata di Medea e aggiunsero esternamente un muro perimetrale di sicurezza. L'interno presenta un'unica sala con volta a botte divisa da un solaio fatto di travi. Il piano superiore era destinato alle polveri, mentre quello inferiore al deposito. Lungo le pareti sono presenti delle feritoie da reazione. Ad oggi la struttura è adibita ad eventi culturali come mostre e convegni. Sul territorio palmarino sono presenti 3 polveriere, rispettivamente in Contrada Garzoni, Foscarini e Barbaro. Napoleone, oltre alle polveriere e alle lunette, realizzò in occasione dell'ampliamento delle fortificazioni l'ex caserma Filzi, una delle 3 caserme presenti nel territorio seminterrate nei baluardi, dedicata dopo la Prima Guerra Mondiale all'irredentista Fabio Filzi e conosciuta per aver ospitato, tra il 1947 e il 1992, il comando del Reggimento Genova, il più antico reggimento di cavalleria italiana. Alla sinistra della caserma si può salire la scalinata che porta alla sommità del baluardo e ad un belvedere da dove si può ammirare un suggestivo panorama delle fortificazioni. Caserma, quella che state visitando, che anticamente ospitava nella parte più alta picchieri e cavalli, i quali all'occorrenza uscivano dalla galleria di sortita.